Vediamo se ce la faccio. Ok. Dovreste vedere il mio video. Se Sì. funziona tutto. Volevo togliere Si questo. vede chiaramente. Ok, facciamo solo una prova. No, niente. Ok. Allora. Dunque, volevo avvisarvi che alcuni di voi la volta precedente mi hanno chiesto degli attestati di partecipazione e volevamo dirvi che ve li possiamo fare, quindi se a fine conferenza qualcuno serve può mandarmi una mail all'indirizzo dove vi siete iscritti e ve lo mando, il tempo di prepararli, insomma. Vi vogliamo avvisare anche che l'appuntamento del 29 aprile è stato spostato al 2 maggio. Sempre alle ore 16 e poi metteremo le registrazioni delle videoconferenze sul blog ANP, metteremo i vari link con la possibilità di accedere alla registrazione, così chi non ha seguito queste volte può andarsene a vedere, insomma. C'è già un link per la presentazione di Luca Calcagno della volta precedente. Se volete, se vi interessa, dopo ve lo mando via chat e sul suo canale di YouTube, quindi potete vederlo facilmente. Vi dico solo due parole sull'associazione per chi non la conosce ancora. Perdonatemi chi ha già seguito la volta precedente la presentazione, ho provato ad aggiungere qualcosa così insomma risulta un po' diversa. L'Associazione Naturalistica Piemontese, o meglio conosciuta come ANP, è nata nel 1979. Da un gruppo di giovani naturalisti che erano appassionati che sono ed erano appassionati delle scienze naturali e ha come scopo divulgare e studiare le scienze naturali in Piemonte. Gli enti fondatori sono stati il Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola, che è anche sede dell'associazione, il Museo Civico Cravere di Storia Naturale di Bra e il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio di Alba. Vi ho lasciato i riferimenti alle pagine Facebook, in quanto vi consiglio vivamente di andarle a vedere e poi, appena sarà possibile, di andarli a visitare di persona. Vi ho lasciato anche l'indirizzo del sito ufficiale dell'ANP e la nostra pagina Facebook. Vi consiglio soprattutto durante, appunto, queste iniziative online di andarla a vedere perché pubblichiamo lì eventuali spostamenti delle videoconferenze, la locandina aggiornata e poi più avanti anche altre iniziative. L'ANP si occupa di diverse attività, fra cui la pubblicazione della rivista piemontese di storia naturale. Sul sito ufficiale trovate i volumi dal 1980 al 2019, consultabili online. È inoltre presente anche un CD con i volumi dal 1980 al 2009 che è possibile richiedere e la rivista viene ricevuta dagli iscritti all'associazione. Quella che avete visto prima era la copertina, diciamo, fino al 2019. Da quest'anno la copertina è cambiata, si è rinnovata ed è questa che vedete in anteprima in questa immagine. E qua di lato vedete il sommario con i lavori pubblicati all'interno di questo volume. In più l'ANP si occupa anche di pubblicare delle monografie monotematiche. Qui vedete i titoli delle monografie che sono state pubblicate finora. Sul sito ufficiale potete consultare una descrizione per ognuna di queste bibliografie, scusate, monografie. L'ANP si occupa anche di organizzare ogni anno il Convegno delle Scienze Naturali in Piemonte, in collaborazione con il gruppo piemontese studi ornitologici, il GIPSO. L'anno scorso si è svolto a Grugliasco, nel Dipartimento di Scienze Veterinarie e di Agraria. È stata una bella giornata in quanto abbiamo ricevuto numerose iscrizioni e è una giornata molto, molto interessante sia per i professionisti ma anche per gli studenti che possono aggiornarsi sulle ricerche condotte nella nostra regione. Inoltre, l'ANP si occupa anche di istituire ogni anno il Premio Naturalista dell'anno. Che è volto a premiare i naturalisti di età inferiore ai 35 anni che abbiano pubblicato un loro lavoro su una rivista scientifica, sempre in ambito delle scienze naturali piemontesi.
Il premio viene di solito conferito durante l'assemblea annuale ordinaria che si tiene in maggio. A fine 2018 abbiamo istituito questo nuovo gruppo, che è il gruppo giovani dell'associazione, i giovani naturalisti piemontesi. Alcuni di noi sono presenti in questa foto, in totale siamo circa 24 iscritti e il nostro scopo è quello di riunire tutti i giovani naturalisti appassionati, laureati e non laureati che sono interessati alle scienze naturali, piemontesi in particolare, però e tendo a fare una precisazione perché molti mi pongono questa domanda. Dove? Gloria, togli il tuo video perché ogni tanto non ti si sente la voce perché hai un problema di banda. Quindi è meglio se parli senza è un Ah, peccato ok. perché è bello, ma è meglio se parli senza il tuo viso, Non so se è così così è sentiamo bene, che se no successo. ogni tanto si interrompe tutto il segnale. Ah, ok, penso. No, non è questo. Un attimo che devo capire come si fa. C'è Ah, video, ok, l'ho il trovato. secondo, ecco, Perfetto. tolto, ok. Ok, Perfetto, così, scusate. perfetto. Ok. Niente, il punto. Ecco, volevo fare una precisazione. Diciamo, non prendiamo solo iscritti piemontesi, ma naturalmente siete tutti benvenuti da tutte le regioni d'Italia, da tutto il mondo. Quindi vi invito a partecipare se avete qualche proposta o siete interessati alle nostre attività, insomma. Allora, queste sono alcune delle attività che abbiamo proposto l'anno scorso e inizio di quest'anno. Di solito organizziamo le giornate in luoghi importanti dal punto di vista naturalistico. Ad esempio, la prima giornata che abbiamo organizzato nel 2019 è stata al Bosco del Merlino a Caramagna Piemonte, che è un bosco planiziale. La seconda è Non stata ti si sente più, Gloria? Mamma mia. Non si sente? Non si sente più l'audio di Gloria? Così si sente ancora? Mannaggia. Scatti. Così mi si sente? Non si sente più. Adesso ti sentiamo, se parla, parla che forse è È tornato. tornato a posto? Ok. Allora, la seconda giornata è stata organizzata a Cassano Spinola, al centro provinciale di cattura e di inanellamento in ambiente Scrivia. Questo centro si trova all'interno di un SIC che è denominato il Greto dello Scrivia. La terza giornata invece l'abbiamo organizzata in ambito della Herpeton, che è una maratona relativa ad eventi sui rettili che è organizzata dalla Società Erpetologica Italica ed è stata svolta al Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola e poi al Bosco del Gerbasso, che è un altro bosco planiziale, ma in realtà è stato praticamente creato dal nulla, in quanto dove adesso c'è il bosco, prima erano presenti solamente campi di mais e discariche abusive. La quarta giornata, che poi era già la prima del 2020, è stata organizzata, a Bossea, dove abbiamo visitato, la grotta, il laboratorio carseologico e poi, abbiamo fatto due presentazioni sulla paleontologia, in quanto è presente, uno scheletro di Ursus Speleus, che è quello che vedevate nella foto nostra dietro di noi, quella di prima. E una presentazione sulla biospeleologia. L'ultimo evento che abbiamo organizzato è stato a cena con Darwin. Come si può immaginare dal nome, la parte predominante della serata è stata la cena, però abbiamo pensato di arricchirla con una presentazione scientifica che è stata curata dal professor Meregalli, che è collegato qui oggi con noi. Pensiamo di mantenere questa tradizione sempre il 12 febbraio, che è il giorno in cui è nato Charles Darwin, e quindi faremo sempre una cena con una piccola presentazione scientifica e quindi vi invito a iscrivervi il prossimo anno. Questo è diciamo, un'anteprima del blog. In concomitanza con la creazione del gruppo abbiamo pensato di... Non si Non sente. si sente?
Si sente? Tutto a posto? Sì, oggi la tua linea è Ma abbastanza no, brutta. sono collegata sempre. Va molto poco, più viene che va, fondamentalmente. All'inizio era andata bene, poi ha cominciato a perdersi No, mi dispiace. progressivamente e adesso. Sono sempre collegata alla stessa maniera, trovo strano. Va tratti. Adesso si sente Eh sì, abbastanza. purtroppo le linee sono intasatissime perché tutti stanno usando queste. Sì, Adesso si sente, sì. ok, Devi staccare tutti che scusate. stai scaricando con l'altra linea di sicuro 300.000 videogiochi e No, quindi no, è sicuramente ti intasano l'utente, tutta sto la linea, scherzando. stacca i videogiochi. No, mi dispiace che non si senta bene. Comunque, questo è il nostro blog, vi invito ad andarlo a Oh, vedere. però si vedeva bene comunque, si capiva. Ok, meno male. Niente, questa è solo un'anteprima, però vi invito ad andarlo a visitare perché, insomma, lo manteniamo aggiornato e poi abbiamo creato una parte sulle attività che sono le nostre le giornate che organizziamo noi come gruppo, come associazione e poi anche promuoviamo anche delle attività di volontariato. Invece dove c'è il più, dove vedete il più, abbiamo inserito questa parte che sono le esperienze di noi giovani naturalisti, questo perché ci è sembrato utile. Diciamo, presentare la nostra esperienza che può essere utile anche magari ad altri studenti, in quanto molti durante le presentazioni dell'associazione che facciamo nelle università ci chiedono come avete fatto a fondare il gruppo, in cosa siete interessati, eccetera. Quindi abbiamo pensato di arricchire il blog con questa parte. Ok, qua ci sono solo due informazioni sull'iscrizione: l'Under 25 è gratis. Mentre l'iscrizione ordinaria è di 30 euro e permette di ricevere la rivista cartacea a casa. Con l'iscrizione Under 25 invece ricevete delle credenziali per Dropbox in cui potete scaricarla in formato cioè online. Il modulo di iscrizione lo trovate online e se volete partecipare o siete interessati potete inviare una mail alla segreteria dell'associazione oppure anche al nostro indirizzo, diciamo, del gruppo giovani, che è quello a cui avete scritto per iscrivervi a questa videoconferenza. Ok, io penso di aver finito. Dunque, andiamo. Così non dovreste più vedere il mio schermo. Credo. Funziona tutto. Sì, Vedete Umberto? funziona. Ok. Va bene. Io ho finito, lascio la parola ad Umberto e buona videoconferenza a tutti. Grazie Gloria dell'introduzione all'ANP. Provo a vedere se riesco a condividere il monitor. Allora. Okay. Dovrei mettere la presentazione. Vedete la presentazione PowerPoint? Forse non è ancora avviata. Ok. Dovrebbe essere. Sì, si vede adesso. Ok, allora grazie a tutti per aver partecipato a questa conferenza. Io mi chiamo Umberto Maritano e sono laureato in triennale in scienze naturali. Mi sono laureato nel 2014 a Torino e di magistrale in biologia dell'ambiente, sempre a Torino, con una tesi su Carabus Olympiae e radiotelemetria in Val Sestra. Dopo la laurea, nell'ottobre del 2016, ho cercato un tirocinio extracurricolare. I tirocini extracurricolari sono quelle esperienze lavorative che vengono date nel primo anno dopo la laurea e di solito c'è un compenso che va dai 300 ai 600 euro al mese all'interno di un'azienda per cercare di applicare qualche cosa di concreto, di vedere, di affacciarsi sul mondo del lavoro.
Nel mio primo anno di ricerca, che poi effettivamente è stato l'anno in cui è possibile attivare questi tirocini, assieme ad altri compagni, purtroppo non siamo riusciti a trovare nulla. Abbiamo consultato regolarmente il sito del Ecco, GeoPlus, noi l'Istituto direi che è dell'Università di Torino, simpatico. e abbiamo consultato anche tutta una Vabbè, serie di portali per le aziende in campo naturalistico. Luca, Siamo andati in non varie ho aziende sentito che delle più me disparate, l'ha dall'estrazione di terpeni piantaficinali fino alla bava di lumaca, dagli allevamenti degli insetti a scopo di produzione di mangimi. C'era stato un progetto pilota della regione in collaborazione con il DISAFA di Grugliasco per l'impianto di una produzione di insetti ai fini poi di mangimistica, ma poi non è andato a buon fine, quindi anche lì non si è potuto ottenere alcun tirocinio in merito. Abbiamo provato anche con i parchi, ma purtroppo nulla. A quel punto ho provato a cercare dei corsi che potessero darmi una esperienza pratica in campo naturalistico per poter applicare una tecnica sul campo. Ho trovato il DEST Taxonomy, che organizza ogni anno dei corsi su alcuni aspetti che vanno dalla biogeografia alla tassonomia. E nel 2018 ce n'erano 17, scusate, ce n'erano moltissimi attivi, che andavano dalle ossa dei pesci al riconoscimento dei crostacei fino a ceratopogonidi e ditteri sirfidi. Io ho partecipato a quello sui ditteri sirfidi presso il Museo Civico di Ferrara ed è stato particolarmente interessante perché abbiamo potuto imparare una tecnica che si chiama sirfid net, che vi racconterò dopo, che ho potuto applicare sul campo nella ricerca scientifica. Qua potete vedere i corsi che sono stati attivati nel 2019 e vanno dalla nomenclatura zoologica fino ai pollinators. Questo pollinators qua però non è lo stesso che ho frequentato io, perché hanno aggiunto anche una parte sugli apoidei. Sono corsi che prevedono una quota contributiva che però in molti casi viene pagata dallo stesso DEST, che mette a disposizione delle borse. O ci sono delle borse aggiuntive destinate agli studenti. Quest'anno non sono stati attivati per il Covid, però nel 2018 ce n'erano davvero, davvero molte opportunità. 17, scusate, nel 17 molte opportunità. Non è l'unico portale dove sono presenti i corsi specialistici. Ad esempio, questo 4Bio offre l'opportunità di corsi sia per determinare organismi marini, ma anche organismi saprofilici e corsi ulteriori che vanno da un minimo di una settimana a un massimo di 2 settimane solitamente. Sono tutti corsi intensivi dove ci si trova in un paese europeo e si cerca di condividere quelle che sono delle esperienze concrete da parte di esperti su una tematica specifica. Ci sono anche altri portali come questo Transmitting Science, che presenta ogni tanto dei corsi interessanti come la conservazione in fluido delle collezioni museali. Ma se andate poi sul sito ne trovate molti altri, anche corsi interessanti. A volte anche il Parco del Gran Paradiso offre delle opportunità di approfondimento, o l'associazione Vesulus con delle summer school intensive che sono assimilabili al corso, quello di metodi di campionamento all'uscita settimanale. Il mio consiglio è quello, dopo la laurea, di cercare di approfondire il più possibile una tematica che è di vostro interesse, di cercare di incontrare dei professionisti nel settore e
cercare di sviluppare il più possibile delle competenze vostre che poi potete applicare sul campo. Una volta terminato il corso, quello del DEIST, è uscito il bando del Servizio Civile Universale. Ogni anno escono migliaia di posti di servizio civile. Servizio civile è un anno di volontariato retribuito, e essenzialmente è quella che è un'alternativa al servizio militare. Durante il servizio civile è possibile svolgere molteplici attività. C'è una parte riservata agli aspetti più sociali di volontariato, ma ce n'è anche un'altra dove permette di sviluppare dei propri progetti o delle proprie competenze. Tra i vari enti particolarmente attivi in Piemonte abbiamo quella città metropolitana di Torino, che ogni anno presenta un centinaio di progetti. Tra questi progetti, alcuni sono dedicati al settore ambiente, questi sono quelli usciti nel 2017 per l'anno 2018. Abbiamo diversi posti riservati a volontari in campo della salvaguardia e tutela dei parchi e oasi naturalistiche. È possibile inviare una sola candidatura per un progetto. E io mi sono candidato al comune di Sant'Antonino di Susa. Il progetto nasce da un'idea dell'amministrazione comunale che tiene molto al proprio territorio e vuole valorizzare quella che essenzialmente è un'area umida del Neto, della quale non si sa nulla perché non rientra né all'interno di parchi né sito di interesse comunitario. All'interno di questo progetto, che per il Comune di Sant'Antonino ha avuto una durata di 5 anni, che ha visto 10 candidati che si sono susseguiti perché ogni anno c'erano due volontari diversi, e tra gli obiettivi principali andiamo a trovare alcuni elementi che sono molto importanti dal punto di vista scientifico, che sono proseguire nella catalogazione delle ricerche animali e vegetali presenti nell'area umida, che significa ricerca scientifica. Sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla salvaguardia ambientale, compresi i bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria, significa didattica, e poi necessità di avere dati e informazioni sufficienti per programmare e attuare ulteriori interventi di mantenimento e riqualificazione in materia ambientale, che essenzialmente è riconducibile a interventi di miglioramento dell'habitat, intesi come strumentazione scientifica per poter migliorare ed ampliare l'habitat di interesse per la salvaguardia. L'obiettivo principale di questo progetto era quello di salvaguardare l'area Maleschi, in particolare il Trune Crestato. Però ci sono stati chiaramente delle ampie possibilità per poter sviluppare a ognuno di noi quelle che sono le proprie competenze in merito. E durante il mio colloquio ho cercato di presentare il più possibile quella che era l'opportunità di svolgere ricerca scientifica all'interno dei Mareschi tramite il monitoraggio di trisirfidi, cioè quello che avevo imparato pochi mesi prima con il corso a Ferrara, per poter valutare quello che è lo stato di conservazione dell'habitat, cioè del Neto, e dei microhabitat presenti all'interno. Poi ho presentato anche un'attività riguardante la didattica, in particolare con il liceo, biennio delle superiori, con una parte di conferenze con i ragazzi e una parte dedicata al toccare con mano l'area umida Mareschi, parlare della conservazione della biodiversità e delle specie invasive, perché pochi giorni prima dell'inizio del mio servizio civile ho partecipato a Trento a una conferenza, quella dell'IFASAP, di 2 giorni proprio sulla comunicazione delle specie invasive. Quello che vedete nell'immagine è l'ambiente Mareschi,
È un'area estesa circa 10 ettari. Questa parte qua della foto riguarda più Pietro Saliceto, però c'è una estesa parte di Ontano. Perché ho deciso di utilizzare i sirfidi come vimenticatori? Certo, perché ho fatto il corso a Ferrara, però come mai sono effettivamente importanti questi sirfidi? Sono degli organismi che misurano la qualità di un habitat a seguito di modifica anche dell'ambiente stesso. Perché lo possiamo considerare bioindicatori? Tutti i taxa bioindicatori hanno una stabilità tassonomica, vuol dire che sappiamo quasi tutto sulla nomenclatura delle specie, e effettivamente abbiamo un database europeo disponibile che si chiama SIRFIDENET, dove sono registrate circa 920 specie, di cui si sa molto della loro biologia, molto della loro ecologia, ed è disponibile per i ricercatori. Sono facilmente campionabili, vedremo dopo meglio le tecniche di campionamento, però essenzialmente c'è una tecnica standardizzata che utilizza un monitoraggio di tipo obiettivo per mezzo delle trappole malaise, ed un'altra tecnica che è campionamento diretto per mezzo di transetti a retino entomologico. C'è un'ampia distribuzione geografica, i sirfidi sono ubiquitari, troviamo in tutti i continenti e in quasi tutti gli habitat della Terra, hanno una grande radiazione adattativa. Chiaramente le specie sono diverse da habitat ad habitat perché sono molto specializzate. E poi devono essere chiaramente correlabili ad un certo fenomeno a parametro ambientale. Che cosa significa? Che se cambia lo stato di conservazione di un habitat, c'è una variazione di quelle che sono le popolazioni all'interno di quell'habitat, perché in questo caso il parametro che cambia è la sopravvivenza delle larve. Vuol dire che generi diversi di sirfidi hanno delle larve che occupano delle nicchie trofiche, nicchie ecologiche differenti. E se ci sono dei parametri che vanno a modificare, che possono essere parametri antropici, cioè viene modificato l'habitat perché vengono realizzati degli interventi umani, o anche variazioni tipo climatiche o variazioni di altro tipo su quello che è la stabilità dell'habitat, questo si ripercuote sulle popolazioni effettivamente presenti poi degli adulti, perché le larve vengono poi a scomparire perché non hanno più una nicchia in cui sopravvivere. Uno dei primi lavori sui sirfidi è quello di disegnare il sommaggio. Possiamo vedere qua anche rappresentato del 1999, dove discute un po' sull'opportunità di utilizzare i sirfidi come indicatori. Prima di sommaggio c'è stato anche Speight, che negli anni 80 ha presentato al Consiglio d'Europa la possibilità di utilizzare i sirfidi come indicatori, ha attivato tramite fondi europei un progetto proprio sulla realizzazione del database SIRFNet, che vedremo dopo. Sulla raccolta dei dati sui sirfidi in Europa. Questa è l'area di studio. Questi qua sono i 10 ettari di Alneto. Si tratta di un'area molto vicina al centro urbano. Potete vedere in alto le abitazioni che sono proprio a ridosso dell'Alneto. C'è un campo sportivo a ridosso, anche in questo caso, dell'ambiente forestale. E le ricerche sono svolte essenzialmente su questo nucleo, dove ho posizionato una trappola malaise, una trappola emergenza e poi ho effettuato dei transetti a retino. Questa è la trappola malaise, ha una lunghezza di 1,80 m per 1,80 m di altezza e assomiglia a una sorta di tenda. L'ho realizzata a mano, ho comprato del tulle. E l'ho cucita a mano con della fibbia di cotone. Ho seguito le indicazioni più o meno sulle dimensioni e ho realizzato anche l'imbocco a mano con dei pezzi di recupero, con una bottiglia di alcol e dei raccordi. Il liquido che c'è all'interno è un conservante, non attrattante. Come funziona? L'insetto che vola va a sbattere contro l'ostacolo. Una volta che ha sbattuto contro l'ostacolo, ha una tendenza propria ad andare verso l'alto. Il tetto della trappola è di colore chiaro perché sono insetti che tendono ad andare verso la luce e si incanala
una sorta di imbuto che è la parte culminale, dove c'è la bottiglia di alcol. L'insetto entra all'interno perché è attratto anche dal sole, perché le trappole sono orientate verso il sole, e una volta rimasta lì, entrata all'interno della bottiglia, poi l'insetto si conserva nell'alcol. Tutte le trappole sono delle trappole selettive, permettono una buona raccolta. Le trappole malaise a itteri e micro imenotteri. Tutto sommato, le raccolte sirfidi sono buone, ma non sono considerate esaustive, perché alcuni sirfidi non fanno questo movimento di andare verso l'alto, come ad esempio il genere Eristalis, che raramente viene raccolto dalle trappole a malaise. Però sono uno strumento assolutamente utile, perché permette una raccolta oggettiva. Noi le lasciamo attivate da marzo, inizio marzo, fino a metà ottobre, campionano in modo continuativo e danno un risultato più possibile oggettivo. Verranno poi integrati i risultati con i transetti a retino, che daranno comunque dei risultati integrativi complementari. Ho attivato anche una trappola emergenza, quella che vedete a sinistra, essenzialmente una campana, anche in questo caso di tessuto. Una retina che culmina anche lì con una bottiglia con dell'alcol, e l'ho posizionata su una ceppaia di un tano di diversi anni in decomposizione, e anche questa ha ottenuto dei buoni risultati sugli organismi saprofilici da ceppaia. Visto la limitata estensione dell'area, e visto anche che era il mio primo monitoraggio di questo gruppo tassonomico, ho deciso di limitare a queste due trappole il monitoraggio oggettivo. I transetti a retino li ho scelti sulla base delle fioriture, perché i sirfidi adulti sono degli ottimi pollinators, sono degli insetti che vanno a visitare molto spesso i fiori in zona cotonale anche, e ho deciso di scegliere i transetti sulla base delle fioriture nelle varie stagioni. Il materiale è stato determinato in laboratorio, a casa, con un stereomicroscopio, utilizzando chiavi dicotomiche. Per alcuni sirfidi è stato necessario estrarre i genitali maschili, e con le chiavi sono giunto alla determinazione. Il materiale è stato preparato in parte secco, spillato, e in parte conservato in alcol. Considerate, quando lavorate le trappole malaise, che c'è un grande quantitativo di materiale, soprattutto in stagione, mesi di fine marzo, inizio aprile, hanno dei picchi. All'interno del materiale raccolto trovate un po' di tutto. Ci cadono prevalentemente, come ho detto prima, ditteri e menotteri, però comunque possono capitare anche coleotteri, psicotteri, isopodi, ragni, un po' tutto, insomma. Una volta smistato il materiale per i Mareschi di Sant'Antonino, ho trovato 50 famiglie di ditteri. Ho comprato una chiave dicotomica per le famiglie di ditteri europei, quella di Osterbrock, e con molta pazienza mi sono messo a determinare tutte le famiglie, e sono arrivato a queste 50 sulle 132 europee. Da qui ho guardato i sirfidi. Sui sirfidi ci sono alcuni manuali che permettono la determinazione. A destra abbiamo questa chiave dicotomica del Van Ven, che è abbastanza completa, però prende in considerazione soprattutto i sirfidi del Nord Europa. Quella centrale, i sirfidi nella bioindicazione della biodiversità, ha una chiave completa dei generi italiani, però non arriva a livello di specie, e per alcuni generi ho dovuto cercare gli articoli scientifici scaricati online sulla determinazione del materiale. A sinistra trovate un manuale, che sono le linee guida dell'ISPRA, dove fa un excursus su quella che è lo stato di conoscenze sui ditteri sirfidi. C'è una checklist italiana sulle specie attualmente raccolte, suddivise per nord, sud e isole, e ci sono delle considerazioni in merito ai campionamenti,
e all'ecologia. Vi faccio vedere alcune delle specie che ho raccolto. Ci sono specie molto comuni ed ubiquitarie che sono presenti in tutta Europa, in tutte le tipologie di habitat, non hanno alcun significato di tipo ecologico. Alcune sono migratrici, sono in grado di percorrere anche lunghi tratti in volo, quindi non sappiamo esattamente la larva dove si sia sviluppata, per cui la cattura dell'adulto non ci porta significati. Tra questi troviamo Episcis subalteatus sulla sinistra, che è il più comune, abbiamo Sirfus, Sparroforia, Siritta, che sono generi comunque assolutamente presenti in qualunque tipo di habitat, anche urbano o periurbano. Abbiamo altre specie comunque comuni, qua possiamo vedere centrale la Volucella zonaria, Neotropha flora, Bacche elongata sotto, sono tutte specie, anche in questo caso, che sono presenti in molti habitat differenti, in tipologie di foreste di latifoglie anche completamente diverse, non hanno un significato ecologico rilevante. Abbiamo delle specie poco comuni che ci danno già un'indicazione sulla stato di conservazione dell'habitat, che sono strettamente associate all'alneto. Abbiamo da Chrysogaster sossicialis a Calcosirfus memorum, comunque iniziano ad esserci tutta una serie di specie saproxiliche. Alcune sono mimi delle vespe, mimetismo batesiano, altri sono mimi dei bombi, e diciamo, hanno delle caratteristiche morfologiche molto, molto ben evidenti. Qua abbiamo ancora altre specie poco comuni, si vede una grande varietà di forme e colori. Alcune hanno questo addome piezzolato, che è forma di clessidra, che mima perfettamente le vespe. Altre invece hanno comunque colori aposematici, che vanno dal giallo all'arancione. Qua abbiamo Parallophilus fruttatorum, Spegina. Comunque tutta una serie di generi associati ad ambienti umidi. Poi abbiamo delle specie rare. A sinistra, Brachiopa, è associata solitamente a degli essudati di piante molto mature, in alto Artofila superbiens, che è associata comunque ad ambienti umidi ben conservati. In basso c'è Xylotta laetum, che è associata strettamente a piante di Annus incana, che è lontano bianco. Tra le catture più rilevanti ai maleschi di Sant'Antonino abbiamo Temnostoma bombilans, è una specie saproxilica in declino a livello europeo, è nota per l'Italia al momento in soli due siti. Uno è questo articolo che vi ho riportato su composizione a sirfidi del SIC di Vincenzo di Celardo in provincia di Belluno. Nell'abstract riusciamo a leggere che Temnostoma bombilans è riportato come nuovo per l'Italia e siamo nel 2008. Non è più stato trovato fino al 2018 con il monitoraggio sul servizio civile ed estende la sua distribuzione non solo alle Alpi orientali ma anche quelle occidentali. Giusto per un confronto, i maleschi di Sant'Antonino sono noti per il tritone crestato, che è una specie presente in direttiva, in allegato 2 e allegato 4. La distribuzione del tritone crestato in Piemonte è quella riportata da questo articolo in decine, se non centinaia di località. Temnostoma bombilans, quello trovato ai maleschi di Sant'Antonino, è noto in sole due località d'Italia e da poche altre località nel resto d'Europa. Altra cattura molto importante è stata Spiximorpha subsessilis, questa specie saproxilica di ambienti ad Ontano. Era nota per il Piemonte da collezioni museali del 1800. Qua potete trovare la revisione di tre sirfidi della collezione Bellardi all'interno del Museo regionale di Scienze Naturali di Torino. Delle 250 specie presenti e raccolte tra 1850
e la fine del 1800, ci sono alcuni esemplari di Sphinx morta sul Sestilis, che rappresenta una delle poche, dei pochi ritrovamenti per il Nord Italia. Nord Italia era comune probabilmente nei boschi planizzali padani e attualmente nota solamente per tre località trovate di recente in Nord Italia. Se andiamo a dare uno sguardo sul resto d'Europa, per la penisola balcanica abbiamo una serie di ricerche sirfidi che sono ampiamente distribuite dalla Bosnia fino alla Grecia. Abbiamo un gran numero di indagini a sirfidi, mentre al momento in Piemonte l'unico monitoraggio è questo realizzato per il servizio civile. Cosa è stato fatto in aggiunta? Oltre all'attività di ricerca, mi hanno detto c'era prevista la didattica. Qua sulla destra in alto vedete l'attività didattica con i ragazzi del biennio del Liceo Scientifico Tecnologico di Bussoleno. E in basso vedete le immagini dei ragazzi, le scolaresche che vi hanno portato direttamente nell'area di studio, dove gli hanno fatto toccare con mano quello che è l'alneto. Abbiamo parlato della conservazione della biodiversità e del contrasto alle specie invasive. Sulla sinistra invece la locandina dell'incontro che si è tenuta presso la sala consiliare del comune è aperta alla popolazione, dove abbiamo cercato di sensibilizzare la popolazione locale che magari ha dei terreni all'interno dei mareschi a che cosa vuol dire conservare l'area e che cosa vuol dire, qual è il valore aggiunto che viene dato da una biodiversità così elevata. Abbiamo parlato prima del valore dei sirfidi come bioindicatori. Sirfide.net è un database. Questo database contiene appunto tutte le specie note per l'Europa e ad ogni specie vengono date delle informazioni. Queste informazioni possono essere di natura biogeografica, quindi dove sono presenti nei vari stati europei. Informazioni legate all'habitat in cui sono presenti, habitat inteso come Corinne Lancover, e il microhabitat a cui è associata la larva. Possiamo avere delle informazioni anche sulle categorie trofiche larvali, di cosa si nutrono. Abbiamo detto che i sirfidi hanno delle categorie trofiche estremamente diversificate, possono essere delle larve che si nutrono di sostanza organica in decomposizione, quindi saprofiliche, saprofiliche acquatiche, saprofiliche terrestri, possono essere fitofage della foglia, possono essere fitofage dei bulbi, possono essere saprofiliche, possono essere predatrici di afidi, tortrici, tant'è che vengono utilizzati nel panorama della lotta biologica in agricoltura proprio per limitare gli effetti di queste specie. Abbiamo delle informazioni sul voltinismo, su quante generazioni l'anno hanno, abbiamo delle informazioni sulle loro dimensioni, su quando compaiono, quando è la loro fenologia, quindi se sono precoci in primavera o se sono specie che compaiono in estate o in autunno. E sulla base di questo database noi possiamo andare a selezionare un habitat, l'habitat che ci interessa, per dove svolgiamo il campionamento. In questo modo abbiamo una lista di specie attese per quell'abitat lì. Noi campioniamo e abbiamo un elenco di specie osservate e sulla base del confronto tra le specie attese e osservate abbiamo dei valori in percentuale che ci danno un'idea della stato di conservazione dell'habitat. Se è superiore al 75% è un valore ottimale. Se tra 50 e 74 è un valore comunque ritenuto buono, inferiore a 50 vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente non va bene nella conservazione dell'habitat, che può essere imputato magari anche solo a un singolo microhabitat, a una singola nicchia all'interno dell'habitat considerato. È importante non partire da tutte le specie presenti nel database europeo, ma fare una selezione di una lista regionale, che può essere una lista per quanto riguarda le specie della pianura padana del Nord Italia, può essere una lista regionale anche del Piemonte o più ristretta,
in base al contesto geografico in cui ci troviamo. La lista regionale del Piemonte al momento non è disponibile, però per lo studio ho utilizzato i dati presenti nelle collezioni museali di riferimento che sono note in letteratura. Qua vi ho messo un piccolo esempio giusto per vedere con qualche dato che cosa vuol dire, cosa vogliono dire questi valori. Questo è un dato preliminare del Bosco del Nerino che ho campionato l'anno scorso, ma non prendetelo ancora come valido. Il dato presenta una situazione non ottimale perché è sotto il 50%, quello riferito al Querceto. Però se andiamo a vedere il dettaglio dei microhabitat, vediamo che le specie saproxiliche e i predatori in realtà sono di valori buoni, mentre le specie fitofage e saprofage sono quelle che maggiormente hanno patito. Quindi se dobbiamo fare degli interventi nel Querco Carpineto, gli interventi migliorativi devono prendere in considerazione sicuramente più l'aspetto delle fitofage e delle saprofage che non al momento saproxilici e predatori che sembrano avere un mantenimento della funzione di biodiversità tutto sommato buono. Poi dopo vedremo anche il dettaglio dei mareschi perché al termine del lavoro ho pubblicato assieme al mio coautore Daniele Sommaggio l'articolo che è uscito qualche giorno fa, dopo lo vediamo un po' più nel dettaglio, il lavoro dei mareschi. Volevo farvi solo una precisazione sulle autorizzazioni che servono a campionare. Ai mareschi non è servita nessuna autorizzazione perché ci trovavamo in un'area che in metà era pubblica del comune, metà privata però. Eravamo comunque in un contesto in cui non era un'area protetta ufficiale, però capita spesso di dover fare delle ricerche all'interno di aree protette ed è importante chiedere autorizzazione all'ente gestore, che sia esso un sito di interesse comunitario o che sia un parco. Bisogna partire per tempo, inviare la domanda 2 o 3 mesi prima all'ente gestore dove si invia il progetto di monitoraggio. Del gruppo tassonomico in oggetto, dove si danno delle indicazioni su cosa effettivamente viene prelevato all'interno dell'area di studio. L'ente gestore lo va a esaminare, può chiedere anche il parere dell'ISPRA. A me è capitato per il monitoraggio attuale che sto facendo al Bosco di Trino, hanno chiesto all'ISPRA che mi hanno dato un foglio dove ritiene che sia comunque di interesse scientifico il monitoraggio e vi fanno una determina dirigenziale, solitamente sono dei parchi, dove vi vanno a indicare che avete un'autorizzazione a prelievo faunistico nell'anno in cui andate a fare monitoraggi. Mi è capitato di sentire da diversi parchi che ricevono ancora troppe poche autorizzazioni al monitoraggio, sia che a richiederle siano degli studenti per la tesi di laurea, sia che siano anche dei conservatori di musei o altri soggetti professionali. Quindi vi invito, quando andate a fare i monitoraggi, a chiedere preventivamente l'autorizzazione per il faunistico, perché magari i controlli non ne fanno tanti, a me non è quasi mai capitato. Però è meglio sempre avere l'autorizzazione dietro. Dopo questa esperienza del servizio civile, quando mancavano pochi giorni alla fine, c'è stata un'epidemia di un organismo coleottero cerambicide di interesse fitosanitario nel paese vicino a Sant'Antonino, che si chiama Vaie. Si sono accorti della presenza di questo coleottero perché era estremamente abbondante in prossimità degli aceri del viale centrale del paese e questo coleottero qua per decisione europea deve essere eradicato. Deve essere eradicato e a Vaie sono intervenuti prontamente il settore fitosanitario della regione con il personale dell'IPLA a fare degli interventi.
Noi come servizio civile abbiamo dato la nostra collaborazione perché l'area infestata ricadeva anche per gran parte del territorio di Sant'Antonino. Abbiamo collaborato a piazzare i cartelli sull'organismo nocivo e a lasciare nelle buche delle lettere delle vie che ricadevano nell'area Cuscinetto il messaggio di fare attenzione a non veicolare l'organismo accidentalmente con l'utilizzo delle auto. E da lì è uscito un bando per svolgere un monitoraggio sulla presenza di questo coleottero invasivo. Il bando era un bando dell'IPLA, io ho partecipato, ho fatto domanda. E sono andato alla prova preselettiva che si è tenuta a Cuneo, ed eravamo circa 45 per una ventina di posti, 10 per il territorio di Vaie e 10 per il territorio di Cuneo, perché anche a Cuneo è presente un altro focolaio, Madonna dell'Olmo. Su circa 45 persone che erano presenti alla prova, praticamente non c'era nessun naturalista biologo. Ho chiesto a molti dei partecipanti, la risposta era quasi univoca, scienze forestali, con qualche eccezione di agronomia, però scienze forestali era quella che andava per la maggiore. Anche gli stessi selezionatori si sono stupiti un po' di questo curriculum strano di scienze naturali e biologia dell'ambiente. Che mi sono chiesto effettivamente come mai ci fosse così poca gente. Beh, la risposta è abbastanza semplice, che non lo sapevano. Chi attualmente fa scienze naturali e biologia dell'ambiente, quando esce, difficilmente viene avvisato della presenza di bandi di questo tipo, di opportunità di questo tipo. Invece, scienze forestali, ho sentito anche i miei colleghi con cui effettivamente partecipo ai monitoraggi. Loro ricevono delle newsletter periodicamente in cui tutte le opportunità che ci sono in ambiente forestale arrivano per mail e hanno molte, molte più opportunità rispetto ai naturalisti biologi. Anoplophora glabripennis è un coleottero di grosse dimensioni, siamo sui 5-4-5 centimetri d'adulto, ha delle larve che si nutrono di piante vive, si sviluppa all'interno della zona subcorticale, porta a morte le piante, soprattutto gli aceri, però apprezza molto bene anche i salici, gli ontani e le betulle, porta a morte le piante nel giro di pochi anni, il tronco viene completamente sfaracchiato e gli alberi sono in pericolo di caduta. Difatti l'intero viale del centro di Vaie era pericolante perché probabilmente l'insetto è arrivato 4 o 5 anni prima di quando si sono accorti dell'infestazione. Durante i monitoraggi il nostro compito era quello di andare a verificare pianta per pianta dell'intero territorio comunale l'eventuale presenza di fogli di sorpallamento con l'utilizzo di un binocolo e sono state utilizzate anche delle squadre di cani cinofili che sono venute direttamente dalla Svizzera e sono addestrate a sentire l'odore del tarlo asiatico. Noi abbiamo trovato, la mia squadra ha trovato due piante positive che hanno ampliato l'area di studio e hanno portato all'abbattimento di numerose piante perché nell'area buffer di 100 metri dalla pianta positiva vengono rase al suolo tutte le piante che appartengono a quelle specificate dalla decisione europea. Una delle prove per diventare monitoratori del tarlo asiatico era una prova pratica sul riconoscimento delle piante senza le foglie. Era inverno e ci hanno portati con la neve a vedere delle piante e noi col binocolo da distante dovevamo indicare se a quale specie appartenevano, e queste probabilmente erano delle prove più difficili a livello pratico per dei biologi naturalisti. E le piante le studiano, sì, però anche dopo la laurea c'è sempre un po' di difficoltà al riconoscimento delle piante.
Dopo questa esperienza, che è ancora tuttora in corso perché dura 4 anni il monitoraggio e abbiamo appena concluso il secondo anno, ho svolto un'altra attività sempre per IPLA, per specie di alieni invasive, che è solo papilia japonica. Papilia japonica è arrivata probabilmente con dei cargo vicino all'aeroporto di Malpensa. Ha avuto un'ampia diffusione nei territori della Lombardia e del Piemonte e ho dovuto monitorare la zona del Novarese per verificare la presenza di focolai in dei tratti particolarmente a rischio per la dispersione passiva, per intenso traffico veicolare o auto che provengono anche da altri paesi europei che si fermano per delle soste in area ad alta frequentazione che hanno il rischio di caricare involontariamente la papilia japonica e poi trasportarla in altri focolai europei. Era l'ultimo anno di attività, quello a cui ho partecipato, ed era il 2019. Potete vedere delle immagini di attacchi da papilia, gli adulti mangiano foglie di varie essenze. Colpiscono soprattutto le viti e i prunus, nel periodo di picco di luglio li pelano completamente dalle foglie. Sono delle polifaghe che mangiano un po' dalle specie arboree, dai tigli fino anche addirittura la rinutria, che è veramente difficile trovare dei fitofagi in grado di cibarsene. Vi faccio vedere l'articolo sui mareschi. Eccolo qua, questo è l'articolo scientifico che è uscito il 15 aprile ed è la diversità SIRF-ID ai mareschi, la foresta alluvionale dei mareschi e l'applicazione di SIRF-DNET. Mi dicono che non si vede. Perché non si vede? Allora, un momento. Potrebbe essere questo. Adesso si vede? Attendo conferma. Sta arrivando. Lo vedete? William mi dice zero, niente. Ah, perché? Condividi contenuto. Adesso? Sì? Ok. Molto bene. Questo è l'articolo pubblicato su Frammento Entomologica il 15 aprile scorso e riguarda la diversità SIRF-ID nei mareschi, quindi il monitoraggio del servizio civile. L'applicazione di SIRF-DNET. Gli autori sono io e Daniele Sommaggio, colui che ha tenuto il corso a Ferrara sui ditteri SIRF-ID, che mi ha aiutato a determinare i campioni più difficili, perché nonostante i SIRF-ID siano abbastanza semplici da determinare, per alcune specie, oltre alle chiavi dicotomiche, è necessaria anche una collezione di riferimento, perché i caratteri effettivamente per alcune specie sono estremamente difficili da visionare. Abbiamo l'inquadramento dell'area, abbiamo l'elenco faunistico delle specie raccolte. Complessivamente ho trovato 74 specie e ho indicato il periodo di osservazione, cioè l'evento di cattura. E se sono stati degli eventi multipli, li ho indicati come eventi multipli.
Ci sono dei dati preliminari della fine del 2017, quando ho finito il corso ho provato a campionare nell'area di riferimento e ho trovato alcune specie, queste specie le ho comunque inserite all'interno del lavoro. Le trappole che ho utilizzato sono inserite qua nella tabella con il numero di esemplari suddivisi per maschi e femmine, per le raccolte a retino, se sono specie particolarmente semplici nell'identificazione, le ho lasciate. Una volta catturata la prima, non ho più catturate altre perché sono specie riconoscibili tranquillamente anche in campo. Le specie più complicate ho dovuto raccoglierne diverse per verificare la presenza di altre entità. Qua ho messo anche le catture con la trappola malaise e le trappole d'emergenza. Ho indicato anche la categoria trofica larvale e le nuove specie per il Piemonte. Ho trovato sette specie che non erano ancora state segnalate dalle collezioni museali del 1800 e le specie più comuni che cadono in trappola malaise sono chiaramente abbondanti come la Philospendulus, tipica lapidiaria umida, e ne finiscono decine. Oltre all'elenco abbiamo una curva di rarefazione che serve per verificare se lo sforzo di campionamento è stato sufficiente per l'area di studio. Dal mio punto di vista non ha molto senso applicarlo per un singolo anno perché ci sono molti singleton, cioè specie catturate per un unico esemplare che vanno a falsare lo sforzo di campionamento e poi ci sono delle specie tardive che catturate al fondo danno l'impressione alla curva che ci siano ulteriori specie da campionare. Secondo me andrebbe applicato se il monitoraggio dura almeno 2 anni interi. La curva di rarefazione è stata suddivisa per gli esemplari catturati a retino entomologico con quelli a trappola malaise. Si vede chiaramente che le trappole malaise campionano solo una piccola fetta delle specie realmente presenti, cioè della cenosi presente nell'area di studio. E questo è stato confermato anche da altri studi. In bosco sono meno efficaci rispetto ad altre tipologie di habitat. Abbiamo considerato comunque sufficiente lo sforzo di campionamento perché a retino ho fatto 2 passaggi settimanali suddivisi a rotazione. Nei vari periodi di giornata, tra mattino, primo pomeriggio e tardo pomeriggio, in modo da ottimizzare anche le specie raccolte, e per un totale di circa 150 ore effettive di campionamento è considerato esaustivo quell'area di studio che, tra l'altro, è molto ridotta, 10 ettari. C'è un'analisi statistica multivariata che ha fatto Daniele Sommaggio, il mio coautore, che mostra che la popolazione raccolta ai Mareschi di Sant'Antonino è molto simile a delle aree ben conservate, sono quella di Vincenzo di Celarda, che è sempre un alneto in area prealpina, e quello del Bosco Fontana, che è la riserva dei carabinieri forestali della provincia di Mantova, è un habitat planiziale ancora di grande pregio naturalistico. Le aree invece boschive verso il delta del Po sono a sé stanti, in quanto sono delle aree che hanno subito una pressione antropica molto forte, sono dei boschi di neoformazione, mancano tutte quelle specie saprolessiche riferite a boschi maturi o a quelle nicchie che possono essere le cavità delle piante, ad esempio, che si vanno a perdere a seguito di un pesante intervento antropico. Poi abbiamo ancora l'analisi di Sirf Danet,
Qua purtroppo, nonostante tutte le attenzioni possibili, il tipografo ha impaginato male la tabella e ha copiato e incollato i valori di Nord Italia anche sul Piemonte. In realtà i dati originali che avevamo mandato dopo la seconda revisione avevano dei valori differenti, che sono più alti sul Piemonte. E i valori ci dicono comunque che l'abitat al netto ha una funzione di mantenimento di biodiversità particolarmente elevata, pari al 68% se facciamo riferimento alle specie presenti in Nord Italia, e adesso qua è purtroppo sbagliato, però è 73,9% per il riferimento al Piemonte, vuol dire molto vicini a una situazione ottimale. Anche le altre tipologie di foresta alluvionale danno comunque valori che per il Piemonte sono superiori al 50%, quindi in buono stato. E ho considerato, visto che i transetti retino erano posizionati in un ambiente ecotonale, perché le fioriture sono poste tra l'habitat umido e gli altri habitat che sono dei castagneti verso la montagna e dei prati. Pascolo dall'altro lato, sono andato a considerare anche queste due categorie di habitat che comunque danno dei valori prossimi al 50%. Anche se non sono habitat realmente campionati, perché ho tenuto in considerazione solo le specie catturate retino in ecotono, però ci servono perché sono specie che diventano specie osservate ma non attese, che però sono non attese perché provengono da un habitat limitrofo. Invece le specie osservate, non attese, che non provengono da habitat limitrofo e non sono migratrici, sono il vero valore aggiunto dell'area. E queste specie qua sono ben 17. 17 specie che ho osservato nella di studio e che non erano attese. Il che significa che effettivamente ci sono dei microhabitat o comunque c'è una complessità di paesaggio nell'area che favorisce un'elevata biodiversità sirfidi. Se andiamo a vedere i micrositi, abbiamo che ci sono dei valori molto alti negli ambienti saturi d'acqua, con valori prossimi al 70%, e anche lo sterbacio è ben conservato. L'ambiente a necromassa non è appena sotto il 50%, però tutto sommato sono ancora dei valori accettabili per l'area di studio. C'è una specie che è una larva associata allo sterco che è assente, è del genere Ringia, è una specie che avrebbe dovuto esserci, ma è considerata in decremento a livello europeo, sia in Italia sia in Francia. A causa dell'utilizzo di antielminti e di altre sostanze che vengono dati ai capi di bovino, antiparassitari, che poi provocano una riduzione nelle popolazioni, addirittura la scomparsa di questa specie di interesse conservazionistico. Per quanto riguarda il tipo di categoria trofica larvale, abbiamo una buona rappresentazione dei saprofagi terrestri e saprofagi acquatici con il 71%, e invece comunque rimangono abbastanza stabili intorno al 50% i predatori, i fitofagi e gli xilofagi. Per quanto riguarda il voltinismo, abbiamo le specie che hanno più di due generazioni l'anno, che sono anche le specie più comuni, perché avendo diversi picchi durante la stagione, se scappa, tra virgolette, in un certo periodo, magari la si può recuperare successivamente nella stagione, e sono quelle che solitamente hanno un valore di osservazione, di specie osservate più alto, proprio perché più facile osservare, con 13 su 14 nell'area di studio. Le bivoltine anche sono solitamente abbastanza facili da campionare, le univoltine sono quelle più difficili in realtà, perché solitamente hanno una fenologia. Un periodo di sfarfallamento dell'adulto molto ristretto, una settimana o forse anche meno, e quelle che hanno meno di una generazione l'anno sono quelle specie saproxiliche che vivono all'interno della necromassa
sono specie di interesse conservazionistico e comunque per San Antonino offrono un ottimo risultato perché ben 3 su 5 sono state cambiate. C'è un'ultima tabella sull'Atlantismo ancora dove si evidenzia che le specie che hanno meno di una generazione all'anno sono quelle comunque più rare, nel senso che ce ne sono solitamente poche negli ambienti osservati, mentre le altre tendenzialmente devono essere più comuni. Quindi la considerazione finale qual è? Che l'habitat dei mareschi è un habitat sicuramente di grande interesse conservazionistico perché ci sono delle specie rare come Tenostoma bombylus e Styx dimorpho subspecies che sono indicatrici di habitat estremamente ben conservati di ambiente planizzale padano presente nel 1800. Nonostante le ridotte dimensioni dell'area, è in grado di supportare un'ottima comunità sigefidi e dal punto di vista di intervento è sicuramente un intervento di conservazione di quello che c'è già più che di restoration ecology piuttosto che di riportare alla situazione originale. Ok, io avrei finito questa parte. Se ci sono domande, sarei aperto alle domande. Ah, ecco, c'è ancora, volevo fare ancora delle considerazioni. Visto che siete degli studenti e siete interessati all'aspetto professionale, in termini di bilancio economico, l'anno del servizio civile, tutto sommato, è andato bene perché prevede un rimborso spese forfettario di 433 euro. E magari sembra poco, però in realtà per un naturalista all'inizio è decisamente un'ottima opportunità che io sinceramente vi consiglio di fare, perché permette di mettervi in gioco, di applicare quelle che sono le vostre conoscenze e di anche acquisire conoscenze nuove, reti interpersonali all'interno delle realtà progettuali. L'anno 2019 è stato l'anno in cui ho svolto delle attività a partita IVA. Ho iniziato con la prestazione occasionale, perché fino a 5.000 euro voi potete fare prestazione occasionale senza l'iscrizione obbligatoria all'INPS, e ho iniziato con quello. Poi c'è il limite dei 5.000 euro, li ho superati, quindi ho dovuto aprire la partita IVA. E vi dico, nel 2019 ho fatturato 7.000 euro, perché sono stati 5.000 euro in prestazione occasionale per attività no plofora, monitoraggio, più ho seguito i tagli degli operai forestali. Se la parte successiva, quella del monitoraggio a Popiglia Japonica nel Novarese, l'ho fatto a partita IVA e ho fatturato altri 2.000 euro, quindi per complessivi 7.000, che sembrerebbero buoni, però dovete considerare che dei 5.000 euro c'è la ritenuta del 20% che viene fatta alla fonte. Quindi 1.000 euro sono già andati in tasse lì. Poi c'è l'iscrizione all'INPS per aprire la partita IVA, che sono 4.000 euro l'anno di contributi, e quindi i 4.000 della prestazione occasionale sono già andati, rimangono quei 2.000, quei 2.000 dovete considerare che devo pagare 750 euro più IVA di commercialista, e quello che rimane essenzialmente sono le spese di carburante e pedaggi per andare a Novara per le giorni che parto. Quindi sicuramente ci sono dei costi che sono importanti per un nuovo professionista, vanno considerati bene e all'inizio, nonostante quello che sembrerebbe un buon fatturato d'inizio, c'è il rischio che rimanga ben poco a casa, diciamo, da portare a casa.
Ok, se volete fare delle domande, potete alzare la mano. Prima hai accennato alla migrazione dei sirfidi, di quanto si possono spostare. Ci sono delle specie che volano benissimo, possono fare migrazioni di numerosi chilometri. In genere Volucella che vola bene può spostarsi tranquillamente dalla Francia al Regno Unito in volo, quindi passare il canale della Manica. Solitamente però la maggior parte delle specie hanno spostamenti tutto sommato ridotti. Alcune, le specie più piccole, quelle legate al sotterbacio, solitamente hanno spostamenti in termini di metri, centinaia di metri al massimo. Altre specie sono in grado di compiere spostamenti solo in fase di dispersione, quindi per foraggiare, magari sono legati a 200 metri, 300 metri, poi in fase di dispersione possono arrivare a 5 km. Ci sono degli esperimenti che sono stati condotti su sirfidi saproxilici in dispersione e danno come limite i 5 km. Sicuramente quelli che volano meglio possono anche arrivare di più, però al momento stiamo parlando comunque di al massimo qualche decina di chilometri al massimo le specie migliori. Allora, un momento, c'era una domanda. Per questa tipologia di esperienza lavorativa è utile sostenere l'esame di stato per biologi, quindi l'abilitazione? Allora, secondo me per queste esperienze qua, da naturalista, l'abilitazione non serve. Se voi avete intenzione di fare magari dei concorsi dove l'abilitazione all'esame di Stato dà un punteggio maggiore, allora quello è tutto un di più che avete. E diciamo, concorre ai punteggi poi che andrete a ottenere. Cioè, per quello che è l'esperienza professionale del naturalista in senso stretto, l'esame di stato del biologi non ha una rilevanza particolare. Quali caratteri utilizzi per determinare le specie più complicate? Di solito i caratteri morfologici principali sono le antenne, la peluria sugli occhi, le zampe, la presenza di appendici sulle zampe, la venatura alare è uno dei caratteri principali, cambia moltissimo da un genere all'altro. Poi ci sono degli altri caratteri che riguardano la colorazione dei tergiti. Se sono sul metallico, se sono invece d'asta di polverati, e poi c'è l'estrazione dei genitali maschili, dove si vanno a vedere le caratteristiche dell'ipopigio, quindi si va a vedere la conformazione morfologica. Essenzialmente sono queste qua. Ci sono molte specie che sono veramente molto molto simili. E anche all'interno delle chiavi dicotomiche ti descrivono dei caratteri che se tu non hai mai visto come è fatto quella specie non sei in grado di distinguerli, perché magari ti dice sul femore o sulla tibia è nero per 2/3 e l'altra è nero per 3/4 e tu guardi il femore ed è esattamente tra 2/3 e 3/4, e quindi non sai se vai a attribuirlo a una specie o all'altra, quindi in materia di riferimento, secondo me, è davvero di grande importanza per evitare degli errori in questo senso. Un'altra domanda, posso chiederti grosso modo
quanto ti è stato attribuito il monitoraggio di papilla japonica, considerate che attività professionali di naturalisti vengono retribuite circa 200 euro al giorno con lo spostamento sul campo e una giornata lavorativa che è di 9 ore, 9 ore e una pausa di un'ora. E quindi sui 2000 euro l'attività di papilla. Hai riscontrato nell'area di studio della netto caratteristiche dell'ambiente o specie interesse per cui possa rientrare come sito Natura 2000? Sì. Una delle attività che abbiamo svolto, quando abbiamo fatto vedere all'inizio i punti di riferimento dell'attività progettuale c'erano miglioramenti dell'habitat eventuali e poi la valorizzazione dell'habitat del neto. È uno degli aspetti che abbiamo portato avanti come servizio civile assieme al mio collega è stato quello di candidare i Mareschi come sito di interesse comunitario. Ci siamo fatti mandare dalla regione il form. L'abbiamo compilato riportando le specie presenti all'interno dell'area di studio, quindi ad esempio il tritone crestato, allegato 2.4, l'habitat al neto, habitat prioritario, i fini di reattivo habitat, e le altre specie facilmente reperibili per l'habitat in oggetto. Abbiamo inserito delle altre considerazioni anche sui nuovi ritrovamenti dello studio. E l'abbiamo inviato alla regione, corredato da un foglio, da una delibera di giunta del comune, dove il comune dice di essere interessato ad avviare la procedura SIC. La procedura l'abbiamo inoltrata in regione, la regione ci ha detto che la prenderà in considerazione per le prossime candidature quando dovrà fare la domanda in Commissione europea. La Commissione europea di solito dà delle indicazioni ai singoli stati su quali habitat sono carenti a livello europeo e quindi quale habitat eventualmente candidare maggiormente e sulla base di queste indicazioni la Regione ha detto che cercherà di tenere in considerazione la candidatura di Mareschi. C'era un'altra domanda. I risultati che ho ottenuto per la zona dei Mareschi sono molto buoni. Sai se sono in accordo con eventuali altri studi, se presenti e effettuati basandosi anche su indicatori diversi? E comunque questo risultato positivo avrebbe importanti ripercussioni nella considerazione dell'area come sito di interesse conservazionistico. L'area dei Mareschi di Sant'Antonino ha pochissimi dati. C'è uno studio che è stato pubblicato adesso sulla rivista piemontese di Storia Naturale, che uscirà adesso a maggio, di Bisio sui carabidi, che non sapevo avesse fatto la ricerca fino a quando ho concluso il monitoraggio Sirfidi. Mi ha mandato il suo lavoro ed è un lavoro che presenta dei dati iniziali sui carabidi che comunque dimostrano una certa rilevanza per l'area. Altri dati al momento non ce ne sono e certamente sono auspicabili ulteriori indagini per avvalorare questa candidatura a sito di interesse conservazionistico. Dal punto di vista delle altre iniziative che si possono fare per la conservazione dell'habitat, dal punto di vista comunale, si potrebbe iniziare a valorizzarla come riserva. Ci sono delle problematiche perché alcuni proprietari non sono molto d'accordo. Alcuni la utilizzano come discarica degli sfalci perché sono dei giardinieri, non sanno dove mettere gli sfalci e ci sono delle ampie aree dove accumulano questi scarichi.
Noi l'abbiamo fatta presente durante il nostro servizio civile, abbiamo aperto un tavolo rotondo con la popolazione, siamo riusciti a raggiungere un accordo che il comune metteva a disposizione un'area per gli sfalci, per recuperare questi sfalci. E effettivamente al momento sembrano non esserci più degli scarichi. Per quanto riguarda una valorizzazione a livello comunale, abbiamo proposto io e l'altro civilista un regolamento comunale che vada a mettere dei limiti all'interno delle attività che si possono svolgere in Mareschi, con particolare riferimento alle specie invasive, perché vi ho notato che, ad esempio, proprio a seguito di questi sfalci lasciati lì, ci sono state dei nuclei di Trachycarpus fortunei e di, adesso mi sfugge un'altra specie, che comunque hanno portato a una diffusione di specie invasive all'interno dell'area. Sono molto limitate, le abbiamo eradicate manualmente, però bisogna fare attenzione perché c'è il rischio che ci sia una sostituzione dell'habitat che possa poi peggiorare dal punto di vista della funzionalità dell'habitat stesso. Per questo regolamento comunale la stessa giunta ha espresso delle perplessità perché secondo lei è troppo stringente per i privati. Noi abbiamo proposto per la conservazione della necromassa di fare dei tagli che siano a rotazione molto lunghi per poter conservare almeno un piccolo nucleo di alneto a fustaia molto matura e di lasciare comunque della necromassa a terra, quelli che sono i log, i tronchi a terra, per poter valorizzare le specie saprossiliche. Ci sono dei privati che utilizzano i tronchi di alneto per scaldarsi e fanno questi tagli deciduo che da un certo punto di vista possono limitare la crescita della parte arborea vetusta. Noi abbiamo proposto di dare degli incentivi a questi proprietari per cercare di fare delle tornazioni più lunghe. Si era pensato a uno sgravio dell'INPS, dell'IMU, però al momento non abbiamo trovato un accordo. Se ci sono altre domande. Sto guardando se ci sono. Sì, c'è una mano alzata. Gianni Allegro, puoi prendere l'audio? Ciao, mi sentite? Mi senti? Sì. Volevo semplicemente farti i complimenti, Umberto, a te come anche a Luca per la videoconferenza della volta precedente. Siete stati molto bravi e molto Grazie, Gianni. chiari, credo che sia stato anche molto utile per tutti coloro che si stanno avviando appunto alla carriera lavorativa in ambito naturalistico. Io non ho mai lavorato con i sirfidi, però ho visto che è un argomento estremamente interessante. Sai che quando ho avuto bisogno di bioindicatori mi sono rivolto ai carabidi. Però Sì. volevo ricordare, mi sono ricordato sentendo la tua esposizione di un libercolo molto gustoso che ho letto qualche anno fa e che si intitola L'arte di collezionare mosche e che Sì, ma riguarda proprio i sirfidi. Non so se lo conosci. sentito. Lo conosci? Sì, l'ho sentito, forse ne ho letto anche qualche estratto qualche anno fa. È di un certo Fredrik Sjöberg, è uno svedese che era anche lui appassionato di sirfidi e faceva campionamenti di sirfidi nelle isole intorno, ed è molto carino da leggere. Niente, detto questo, io di sirfidi non so altro, quindi ribadisco i miei complimenti a te, a Luca e anche a tutti i partecipanti. Ciao, alla prossima. Grazie.
vorrei ancora dire una cosa sui monitoraggi asirfidi. Dopo il monitoraggio ai mareschi ho continuato ad indagare aree forestali. L'anno scorso ho fatto un lavoro al Bosco del Merlino, sto preparando la pubblicazione, dovrebbe uscire per fine anno, adesso sto ancora riguardando bene i dati, però per fine anno dovrebbe uscire questa pubblicazione qua. E ho fatto richiesta per quest'anno un monitoraggio a Trino, che è già iniziato, sta andando molto bene. Questi monitoraggi qua sono gratuiti perché nonostante ho fatto dei progetti di ricerca, li ho inviati agli enti parco, quella che è la risposta agli enti parco solitamente è sempre la stessa, che non ci sono fondi, il progetto è bello, mi piace, però se lo fate gratuitamente per noi va bene, se invece c'è già da tirare fuori un minimo incentivo. Io ho chiesto proprio solo il rimborso del costo delle trappole e dell'alcol, perché l'alcol per conservare i campioni serve quello alimentare, quello a 95 gradi, poi diluito con acqua distillata. In estate il sole comunque ne fa evaporare grandi quantitativi e se si vanno a mettere già un certo numero di trappole, una lì non messe tre, al Bosco di Trino anche non messe tre, implementate con trappole d'emergenza, ne consumano grandi quantitativi e anche a fronte di piccoli contributi, ho visto da parte di grandi enti territoriali, enti parco, negare anche un piccolo contributo. Questo, secondo me, non incentiva molto le ricerche in ambito faunistico e se posso dare un suggerimento agli enti parco, io cercherei di destinare delle risorse annualmente per dei monitoraggi faunistici, monitoraggi faunistici senza un titolo preciso. Semplicemente si prendono in considerazione delle proposte e sulla base delle proposte mettere, non so, delle borse di 3.000 euro, 5.000 euro per la stagione e fare magari dei monitoraggi che portano poi a una raccolta di dati molto interessanti anche per la stessa redazione di piani di gestione, eccetera. Questo purtroppo secondo me è una carenza abbastanza grave. Diverso magari per i parchi nazionali che hanno dei fondi extra a parte. Però già un parco regionale che ha bilanci importanti, dove spende in personale milioni di euro perché ha 50 dipendenti, poi si va a chiedere 500 euro per un monitoraggio professionale e i soldi, diciamo, non ci sono, cioè dicono se vuoi farlo bene, se no per noi è, diciamo, indifferente. Ho visto che ci sono delle domande. Oscar, se per caso non hai già risposto prima, in questo periodo di spostamenti limitati, sei riuscito a ottenere un permesso per effettuare gli spostamenti? Allora, sì, io ho l'autorizzazione del Parco di Trino che mi autorizza a campionare. Ho il foglio dell'ISPRA che indica il mio monitoraggio come rilevante a livello nazionale. Ho mandato una PEC ai Carabinieri Forestali di Trino, ho specificato che sono in possesso di partita IVA per ricerca scientifica, quindi ho un codice Ateco che rientra in quelli proposti dal Ministero, proposti dall'ultimo decreto per le limitazioni Covid, che autorizza comunque a proseguire l'attività. Ho specificato che utilizzo delle trappole che se non vado a raboccare con l'alcol evaporano e perdo campioni biologici. Ho specificato tutti questi aspetti e mi hanno detto che posso, con l'autocertificazione, andare a recarmi. Io sono andato diverse volte, una volta a settimana circa vado, non ho mai incontrato nessuno, non mi hanno fermato, quindi non so se effettivamente l'autorizzazione sia accettata, però penso di sì perché la PEC dei Carabinieri Forestali mi hanno detto che posso. C'è un'altra domanda, è possibile utilizzare l'alcol rosa da pulizie esposta al sole per essere chirificato al posto di quello alimentare? Io ho iniziato con quello perché quando ho messo la prima trappola, quella ai mareschi,
Avevo dell'alcol color rosa, l'ho messo al sole, si è chiarificato e l'ho utilizzato per aprire la trappola, però poi quando vado a guardare il materiale, a smistare al microscopio, c'è un odoraccio dell'alcol color rosa, che se ci passi qualche minuto fa niente, ma se ci passi le giornate in una stanza chiusa a guardare il materiale, dopo un po' ti viene mal di testa e quindi dici, ma magari è meglio utilizzare l'acqua trasparente, poi ci passo un po' di acqua distillata dopo per i campioni, è meglio. Grazie per le domande. Guardo ancora se c'è qualche mano alzata. Massimo Meregalli. Sì, mi associo a quello che diceva Gianni, complimenti, bellissima la presentazione, molto interessante. E, sì, il libro di Grazie. Sherwin te lo consiglio, tra l'altro ne ha scritti due, non so se in quello o nell'altro c'è anche una lunga storia di Malaise, che è proprio chi si è inventato la trappola. Per cui anche molto, poi a parte che scrive molto bene, in modo un po' strano. Senti un po', per il Cerambicide nel Cuneese. Com'è la situazione realmente? Si potrà controllare oppure le probabilità di tenerlo sotto controllo, di estirparlo completamente sono... Ma Anthophora glabripennis è una specie che ha degli spostamenti estremamente limitati. Gli adulti hanno spostamenti di solito di 100-200 metri. In letteratura ho letto che arrivano fino a 1 chilometro, 2 chilometri e mezzo al massimo in fase di dispersione. Con i monitoraggi che abbiamo fatto a Vaie, già a 1 chilometro non si trova più nessun segno, né di sorfallamento, ma nemmeno di esemplari che sono arrivati alle piante, hanno cercato di intaccare mordendo la pianta per depositare le uova, non ce ne sono già più a 1 chilometro e fino ai 2 chilometri che non ci sono segni. Per Cuneo la situazione è più complicata perché invece di essere passati 4 anni, dall'inizio dell'infestazione sono passati 5. E c'è stato un aumento molto importante dell'area interessata e ha fatto sì che effettivamente sia più complessa l'operazione di eradicazione. Io sono andato anche a Cuneo quest'anno a fare dei monitoraggi e ho visto che ci sono ancora, ho trovato ancora io, assieme alla collega di Cuneo, delle piante, degli aceri infestati e ci sono anche dei segni su di carpini. Quindi probabilmente ancora adesso c'è Anoplofora che gira. Bisogna vedere con i prossimi abbattimenti e il prossimo anno se ci saranno ancora piante positive o meno. Io sono abbastanza fiducioso, secondo me Vaie, siamo già a posto, non ci sono stati casi nuovi quest'anno e ritengo che anche nei prossimi anni non ce ne siano. Cuneo probabilmente potrebbero ancora esserci nel prossimo anno. Però se ci sono, sono veramente limitati. Il grosso è stato fatto, gli abbattimenti sono stati fatti, quindi sono fiducioso che con il prossimo anno, comunque entro i 4 anni, si riesca a debellare. Perfetto, grazie. Grazie. Se non ci sono altre domande, nella chat non ne vedo, nella mani alzate non mi pare di vederne. Ne Aspettiamo ancora un po'. faccio solo io una che è indirizzata a te e anche a Luca. Una ragazza mi ha chiesto se potete passare le slide. Sì. Ok, allora se poi me le mandate le mando a questa ragazza o non so. Penso si possano mandare anche qua in realtà, però non so come si fa.
Ma te le mando via mail, poi le giri a Leggi. chi Va bene. può Grazie. interessare. Ok, grazie Luca. Ho letto. Non so se Chiara vuoi fare una domanda, cioè se vuoi esporre la tua esperienza, che Chiara è stata Arrivo. anche lei civilista, ha fatto servizio civile l'anno dopo il mio e ha finito adesso quest'anno. Io ho finito in tempo per la chiusura, quindi pochissimi giorni prima, 4 giorni prima. E io mi sono occupata in realtà, essendo geologa, quindi con poco specialista su quello che in realtà ha fatto come lavoro, grandissimo lavoro Umberto, mi sono più che altro occupata della parte creare un percorso all'interno dei Mareschi che potesse dare valore ai Mareschi per essere fruibile della popolazione e dai bambini, soprattutto per le scuole. Quindi tramite una Sorgenia abbiamo creato un progetto che attualmente dovrebbe essere arrivato in regione per ottenere dei fondi. Abbiamo chiesto circa 12.000 euro. Quindi un bel po' di soldi per bacheche, pannelli illustrativi e per fare una pulizia generale degli stagni e dei de tutta la canalizzazione all'interno dell'area. Quindi per conservare assolutamente l'area nel migliore dei modi e per darle l'importanza che merita, dopo tutto, con tutti, diciamo, gli studi che sono stati fatti, cioè tutti. I pochi ma importanti studi che sono stati fatti dovrebbe avere molta in più importanza di quella che attualmente ha, perché se uno arriva lì non sa neanche che sta entrando all'interno di un'area umida dove c'è comunque una specie come il tritone crestato, che è una specie molto importante, e non ha alcuna informazione. Quindi mettere dei pannelli illustrativi, creare un percorso informativo che mostri le varie particolarità della zona, dalle specie animali al fatto che entriamo in un Alneto, che quindi è un'area diversa da tutto quello che c'è intorno, e anche, diciamo, la particolarità di come si relaziona l'uomo con questa zona. Quindi, dal punto di vista dell'agricoltura, è presente anche una ghiacciaia, quindi ci sono vari aspetti che devono essere presi in considerazione, devono avere un'importanza, e quindi si devono fare degli studi, ma si deve anche non solo pubblicare forse, ma dare a delle pubblicazioni una reale importanza concreta sulla zona, quindi far vedere concretamente su un pannello queste informazioni. E abbiamo provato, quindi adesso stiamo aspettando la risposta. Grazie Chiara. Grazie a voi. Volevo solo aggiungere che questo progetto di Sorgenia l'avevamo già abbozzato noi, l'avevamo inserito all'interno di un PSR, una misura 441, che però non è andata a buon fine perché è stata ammessa ma non finanziata per carenza di fondi. Aveva un punteggio troppo basso. E purtroppo a livello regionale non è passata, però sicuramente questa opportunità di Sorgenia e tramite la realizzazione di un impianto idroelettrico sulla Dora, poi dato o darà dei fondi di compensazione per opere concrete al comune, questo è sicuramente un'ottima notizia. C'è ancora Luca Calcagno che voleva fare una domanda, prego. Ciao a tutti, ciao Umberto. Ma la mia è una domanda barra considerazione, nel senso, intanto sono perfettamente d'accordo con la tua collega Chiara riguardo al fatto che le pubblicazioni debbano essere divulgate in maniera più leggibile, soprattutto al grande pubblico. Al di là di quello, volevo chiedervi,
a entrambi. L'aspetto relazionale con l'ente pubblico, in questo caso comune, mi sembra di aver capito, com'è stata? Nel senso, hanno preso di buon occhio il fatto di mettere dei cartelloni, comunque di andare a riqualificare quella zona lì? È stato facile o avete trovato, diciamo, delle asperità dal punto di vista umano? Ecco, era questa la domanda. Grazie. Sì, allora il comune, l'amministrazione comunale è sempre stata propositiva sui temi ambientali, pur non avendo delle competenze in materia naturalistica. L'assessore all'ambiente non è un naturalista e non ha competenze specifiche, però ha sempre cercato di coinvolgere del personale che avesse dell'esperienza. Quale ad esempio il nostro esperto ambientale del servizio civile, che è Elio Giuliano, ex guardia parco, che da volontario ha voluto condividere quelle che sono le sue competenze e ci ha in qualche modo anche un po' indirizzati sulle attività da svolgere all'interno di Mareschi. L'amministrazione comunale è sempre stata disponibile ad ascoltare quelle che sono le proposte e sicuramente disponibile a far conoscere i Mareschi non nell'ottica di turismo di massa, ma valorizzarli per quelle che sono proprio le peculiarità dell'area. Per quando si inizia a parlare però di forse limitazioni alle attività delle persone, intesi i proprietari dei terreni, ecco lì c'è un po' questa difficoltà dei politici di perdere forse un po' di consenso, dico in senso buono, però è chiaro che se si va a scontentare delle persone, poi fanno una pubblicità magari negativa e si perdono un po' di voti. C'è sempre un interesse per cercare di fare qualcosa in più e di guardare anche un sistema di tutela rigoroso, cercando comunque di ascoltare anche voci diverse. Questo sì. Penso che anche Chiara la pensi più o meno allo stesso modo, se vuoi Chiara aggiungere qualcosa. Arrivo. Sì, no, in effetti sono d'accordissimo con quello che hai detto tu. Purtroppo il potere dei comuni è molto limitato, cioè è anche soprattutto a livello economico. Quindi il comune che vuole fare dei Mareschi un centro turistico per il proprio comune è ovviamente limitato dal punto di vista economico, deve essere supportato dalla regione, da un'azienda come Sorgenia, quindi ha un impatto economico molto più grande, e questo in Italia è molto limitante, perché se un comune vuole dare importanza a qualcosa che ha nel proprio territorio, da solo non ce la farà mai. Questo allunga tantissimo i tempi per qualsiasi progetto che uno ha in mente. Ci sono, io ho visto delle aree umide in Francia che sono qualcosa di bellissimo. C'è una passerella lunga 1 chilometro, ad esempio, su un'area umida tra canneti, come ad esempio, stavamo scrivendo, Ambra stava scrivendo nella chat, dove gli danno tantissima importanza a quello che hanno nel territorio. Non so quanto ci avranno messo ad avere quei fondi, però non penso che abbiano i tempi che abbiamo noi in Italia. Quindi questo è una difficoltà. Cioè, anche se la politica piccolina del comune è sensibile a certe tematiche, non sempre questa sensibilità arriva a destinazione. E questo è brutto perché comunque noi, ad esempio, da volontari ci siamo scontrati con queste difficoltà perché purtroppo i soldi poi gestiscono tutto. Quindi uno può essere
ipervolenteroso, ma poi se non c'è il patrimonio economico, non si arriva da nessuna parte, quindi anche la scienza e il turismo purtroppo decadono. Ho visto la domanda di Ambra, sarebbe bello anche rinnovare la struttura del parco come la passerella che poi è stata raccannetta nella zona palustre, però quelli sono altri mareschi, Ambra, quelli sono i mareschi di Avigliana e non quelli di Sant'Antonino. Però, ecco, per quanto riguarda la passerella che citi tu di Avigliana, è stata realizzata in legno all'interno dell'area umida che dà tutta una serie di problemi perché quella passerella lì va a tagliare due popolazioni di Cladium mariscus che sono un habitat prioritario a livello di direttiva habitat e crea dei problemi proprio di interscambio delle due popolazioni che vengono in questo modo in parte separate. E poi passerella in legno così hanno delle durate piuttosto limitate, infatti hanno speso, adesso non vorrei dire le cifre, però siamo, mi sembra abbiano detto circa 100.000 euro per fare quell'opera che poi è durata 6 anni, forse 7, e poi è diventata inagibile perché hanno iniziato a cedere la parte in legno e diventa pericoloso portarci i ragazzi, diventa pericoloso anche per gli stessi operatori. Camminare su una passerella in legno dove hai i buchi e rischi di finire sotto nella palude, c'è anche da farsi male. Okay. Ok, ci sono altre domande? Considerazioni. Non vedo altre mani alzate, però c'è Ambra. Mi riagganciavo il discorso del valorizzare le zone locali. Però appunto, anche quando vengono fatte cose per valorizzare si rischia di farlo nel modo sbagliato, investendo tempo e denaro in modo non sempre fruttuoso. Sì, c'è sempre il rischio di investire in delle infrastrutture che poi vengono o sfruttate molto poco o inutili per le attività poi che si vuole intraprendere all'interno dell'area, anche ai fini magari. Non so se era intesa come avvistamento uccelli, quella passerella lì, che poi ha avuto la storia che ha avuto. Servirebbero dei fondi anche nella manutenzione. Se si va a intervenire con una cartellonistica. La cartellonistica dopo un certo numero di anni, un po' per motivi legati al vandalismo, che vanno a scriverci sopra con le bombolette in alcune località, un po' perché il basamento delle bacheche subisce il degrado, vanno fatti interventi costanti, e magari si riescono a trovare i soldi per fare un intervento un certo anno, però poi non vengono previsti che delle risorse aggiuntive poi per gli anni successivi. Manca la lungimiranza rispetto a cultura ambientale, è tutto tondo, sì. Così anche per le opere di sentieristica. Si fa una rete di sentieri e poi la si lascia abbandonata perché non ci sono le risorse per mantenerli. Purtroppo devo andare, chiedo scusa a tutti, mi unisco alle congratulazioni, ti ringrazio per aver condiviso con noi le tue esperienze e di averci dato un sacco di spunti e consigli. A presto a tutti. Grazie. Grazie mille a voi tutti.
per la pazienza. Ok, credo che se non ci sono più domande, La conferenza è conclusa. credo di sì. Oggi bisogna combattere contro le attivato un microfono. Ok. A posto, direi. Grazie, grazie a tutti. Piano piano si stanno disconnettendo. Aspettiamo se disconnettano tutti. Grazie, grazie. Abbiamo ancora 7 partecipanti. Mi rimetto. Posso staccare forse la registrazione adesso? Allora.